Oggi stiamo tornando a Termini da soli. In realtà sono solo, con l'aggravante che ho la videomaker donna che devo difendere, tra l'altro. E io a Termini ho anche il parcheggio. Che cosa vuol dire? Che io posso parcheggiare la macchina senza pagare a Termini, perché ho un'auto che prendo qui a Termini. E la cosa interessante è che il mio parcheggio confina con la zona pericolosa. Io ogni qualvolta vengo a Termini con la macchina e vengo a parcheggiare, devo passare nella zona pericolosa. Vi farò vedere che non ho altre strade. Voglio confrontarmi un attimo con l'ultimo video di Termini per parlare dell'ultimo video che praticamente abbiamo fatto. L'unica cosa è che mo partiamo malissimo, già qui nel parcheggio non li fanno entrare. O so finiti i parcheggi o non vuoi pagare nessuno. Vediamo se ci aprono a noi, vai. A me mi dovrebbero aprire senza ticket. Vediamo un po', eh. O è pieno oggi il parcheggio? Vedi? A me m'hanno aperto. Questo sta aspettando, Porello. Vabbè, ma è così. Chi paga c'ha il parcheggio, chi non paga e può far furbo non c'ha il parcheggio. Questo parcheggio a pagamento è molto costoso, tra l'altro, è purtroppo pericoloso. Non è pericoloso a quest'ora, ma è pericoloso la sera, perciò se io la sera tornassi mi ritroverei in difficoltà. Parcheggiata la macchina, qui ci sono le casse, oltre alle casse c'è spesso un'assistenza, però appena uscite di qua, persone che hanno pagato il parcheggio arrivano qui, c'è l'uscita della metro e all'uscita della metro giustamente c'è l'ingresso, ci sono le difficoltà e c'è il bivacco. Ciao ragazzi! Ogni uscita della metro ha le sue comunità e molte volte si ritrovano qui anche per mangiare, anche per passare il tempo, e non è un posto proprio adatto, un po' malsano. Da qui esce sia la metro A che la metro B, perciò tutta Roma. Ti ritrovi in questa piazza, lì giù c'è un ragazzo con evidenti problemi, adesso non lo vedete, ma è sdraiato completamente per terra da solo, in mezzo a una piazza, nessuno che se lo fila. Usciti dalla metro, noi qui abbiamo la direzione per andare alla stazione Termini. Parcheggio a sinistra, metro alle spalle, direzione Termini qua. Cosa succede? Che questa è oggi la zona più pericolosa di Termini praticamente. In questo momento esatto, lo vedete anche qui a terra, ci sono i masugli di una battaglia di bottiglie, lanci di bottiglie, botte e tutto quello che è possibile. Lì alla mia sinistra c'è l'area incriminata del bivacco dove si litiga. Adesso voglio fare un cappello. Qui c'è il parcheggio, lì c'è l'area, lì c'è la metro. L'altro giorno abbiamo fatto un video qui a Termini dove ho portato persone diverse dal solito, persone che non erano mai state a Termini con noi, persone che non avevano ancora la capacità di interfacciarsi bene con le persone, perché come gli ho detto a loro, guarda, questo c'ha problemi mentali, questo è ubriaco, questo è drogato, questo c'è un altro problema. È successo purtroppo che qualcuno è andato un pochettino in escandescenza, però questo è una dimostrazione di quello che una persona normale, che magari viene dalla borgata, che magari viene dal centro, che magari non ha avuto a che fare con queste persone, quando si trova in una situazione del genere, come può reagire. Il video ha suscitato indignazione? No, perché le statistiche parlano chiaro, il 95% delle persone ha messo like. La media dei miei video è il 98%, perciò la differenza è stata semplicemente il 3%. Cosa vuol dire? Che il 3% delle persone si sono indignate in più rispetto al solito, mettendo un dislike. Ci sono tanti commenti? Sì, perché la gente ha voluto mettere commenti. Noi eravamo passati qua e qua ci hanno tirato le bottiglie. Voi direte, vabbè, ma se te tirano le bottiglie vattene, perché le persone comuni che magari vengono dalla periferia eccetera, se uno gli tira una bottiglia la vivono come un'aggressione. Io sono abituato, quando ho detto regà, ma no, ma l'hanno fatto così tanto per, l'hanno tirata ad altezza bassa, ad altezza uomo, in realtà è perché io sono abituato a questo. Ma il problema più grosso qual è stato? È che tutte le persone che si sono indignate giustamente o in maniera sbagliata
cosa hanno fatto alla fine? Non si sono accorti che noi abbiamo aperto il video dicendo proprio che c'è un problema grosso, che è la signora che vive nei cartoni davanti a Termini. Come non si è accorta che in realtà i problemi sono ben altri, cioè i problemi sono le famose guerre tra poveri, che è quelle che poi si è rischiato di incorrere. Questo vi porto un altro esempio, i problemi sono questi, è una zona adibita a cagatoio davanti alla stazione Termini. Qui ci vengono a cagare, c'è una puzza, e pisciare ovviamente, c'è una puzza terribile, e questo è un ascensore. E a Roma spesso gli ascensori per i disabili non funzionano. L'altra cosa che non va bene è per questa, è qui avere un chiosco che dovrebbe dare informazioni, che dovrebbe aiutare i cittadini, che sta davanti una delle principali uscite dei Termini, che da una parte funziona e dall'altra ci pisciano, che ci stanno tre persone in fila che se devono tappar naso. Adesso mi tocca tornare verso il parcheggio perché devo prendere una cosa e devo passare nella zona tra virgolette più pericolosa. Per quale motivo? Perché, e tra l'altro è una zona dove passano i turisti, e qui ci sono un gruppo di persone che bivaccano e che fanno un po' come gli pare. Ah, eccoli, sono ritornati. Non ve sta, ma riprendo a voi. Sì, tranquillo, sta riprendo a me, però ogni volta. No, no, qua, a me. Tutto a posto, sì. Mamma mia, ogni volta fate così, non posso passare avanti e indietro. A chi sputi? Porco Dio. A me, ancora te sei. Stai tranquillo. Ma è sempre arrabbiato lui. Sì, ma sta riprendo a me, guarda la direzione. Allora, tranquillo. Dobbiamo ripassare più volte, ragazzi, non vi riprendiamo, state tranquilli. Capite che qua non possiamo passare, uno mi ha sputato. Siamo cattivi. Oh, questo tira fuori. No, che devi fare? Che devi fare? Ma perché io sto da un'altra parte, te mi corri dietro? Ma perché sputi? No, infatti stava a fare. Ma no, ma io ci rido perché lo conosco. Però dai. Però siamo cattivi, eh. Allora, dicono Simone, Cicalone, devi essere buono con questi, perché. Ma porca miseria, no! Stavo a passare da un'altra parte, non l'ho manco inquadrato, stavo a parlare proprio di me e questo viene e mi corre, prima incontro, mi sputa. Per fortuna. Aspetta, per fortuna non riusciva a sputare perché era talmente in breve, certo si sputava addosso, ma la cosa più grave è che mi voleva mostrare i genitali, si stava a tirare giù i pantaloni. Noi eravamo tornati per prendere alcuni vestiti da dare alle persone, perché ogni tanto io faccio un po' di pulizia, cose nuove, nuove de pacca, le prendo e le porto alle persone meritevoli. Quali sono le persone meritevoli? Sono quelle persone alle quali porti un qualcosa perché sai che la utilizzano, perché sai che praticamente non fanno i casini, capito? Eravamo andati a prendere la busta. Ma tu ti chiami Simone? Sì. Ma tu che stai a fare là sopra? No, raga. Quello è un microfono. Raga, questo è il microfono, questa è la telecamera, riprende me. Ve lo spiego, fermina, rimani qua un attimo, ve lo spiego così lo capite. Allora, quando la telecamera. Fermo, no, tranquillo, mo te regalo pure una cosa. No. Dai, sì, sta di là, fermo. Allora, quando la telecamera inquadra di là, sta inquadrata quella parte, non vi riprende in visa a voi, ok? Sì, però lui sta sempre embriaco. Senti, tu sei simpatico, guarda che te voglio regalare. Una felpa nuova. Questa è della Martina. Tu perché sei stato bravo, eh? Sì, grazie. Perché almeno lui che è stato bravo. Eh? Ah, vuoi una camicia? Camicia nera nuova. Camicia nera squadrista. No, no, no. Dai, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Anche. Montaloni. Vai, vuoi una camicia? Veramente.
Mo vi capate, maglietta, polo. Dai, su, tranquillo, mamma mia. Questa è bella, oh. Girala, girala. Mi è rimasto poco. Guarda che te do a te. Una polo, però questa è per l'estate. Una però devo tenerla per Vincent, questa per Vincent. È questo prossimamente. Ma tu dormi là sopra? No. Ah. Io. Oh, però lì sopra non gli frega una roba, guarda. Che bello. No, no, io non dormo per strada. Ah, ok. Ma volete una camicia? No, questa è per Vincent. No, gliela devo portare a Vincent questa. Vuoi? Ah, sì. No, 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 gliela devo portare a Vincent questa. No, no, no. È per un altro. È per un altro ragazzo, gliel'ho promesso. Un ragazzo mi conosce. Ah, sacco. No, gliela devo portare a Vincent. Prendi questa. No, no, no. Dai, no, questa non può. Ciao, già me la sta aspettando, dai. Questo è per un altro. Per un altro ragazzo, gliel'ho promessa. Prossima volta. Prossima volta se stai qua te la. Questa è bella. Però gliel'ho promessa a lui, capito? Prossima volta se stai qua te ne porto un altro, dai. Dai, ma sta sempre a litigare a te. Che te serve? Vengo io, vengo io. Vengo io. Che è successo? Mangia maiale. Ah, mangia maiale. No, è tonno quello. È tonno. Ma che me... Che me voleva fare? E lui ci ha chiamato. Dai, no. De qua. Ciao bello. Non ti arrabbia più però, eh. Non ti arrabbia più. Beh. Non mi arrabbio. Eh? No, no, no. Dai. No. No, no. Parla qua. No. Sei tranquillo. No, qua, vedi? Così, se vede qua a me, vedi? Faccia a me. Tu non te vedi. Vai. Ciao ragazzi, a dopo. Buon lavoro. Ciao bello. Oggi ho detto sono bellissimo. Allora, vi voglio far notare che i stessi dell'altro giorno che avevano ovviamente aggredito, tirato le bottiglie, oggi all'inizio erano un po' agitati, poi si sono calmati. Io gli ho portato alcuni vestiti miei che gli sono piaciuti tra l'altro. Perché glieli porto? Perché io spesso pulisco l'armadio e mi capita magari qualcosa che dico, questa che faccio? La butto, la porto ai secchioni, la porto a qualcuno, allora so che a Termini sta roba la utilizzano e gliela porto. Però l'ultimo ragazzo voleva sto maglione qua, questo l'avevo preparato per Vincent. Vincent è un amico, perciò non gli posso non dà niente. Vincent se oggi ha staccato a lavoro lo trovo qua e glielo regaliamo, che è una cosa che ci tenevo di più, perché ogni volta a Vince ti porto un paio di pantaloni, una cosa, perché ha cercato anche di venire fuori un po' dai suoi problemi. Questa ovviamente, regà, è un'area che vi sconsiglio vivamente, perché lì ci dormono, perché lì si arrabbiano, perché qua c'è puzza, perché questo, nonostante sia il parcheggio, come ho sempre detto, è veramente problematico. C'è la grossa differenza a Termini, dove la gente si tira per l'aria per pochi spicci, si rovina, quando vede una maglia, una cosa, impazzisce, e qua dentro invece il lusso sfrenato. Chiara Ferragni di qua, Vittoria Secret di là, Cannavacciuolo là, che c'ha i panettoni da 50 euro. Cioè, sembra stupidaggine, però veramente una differenza importantissima. Adesso siamo arrivati da Vincent, che sta alla sua solita postazione. Oggi è un po' alticcio Vincent, cerchiamo di calmarlo un po', perché è un bravo uomo. Però Vincent, buonasera, ti ho portato un regaletto, te lo volevano rubare, ma io ho tirato duro. Guarda qua, un bel maglione, guarda se ti piace, questa è la misura tua. Buono, grande. Poi, per quando c'hai l'evento, pure la camicia. Buono, 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 molto buono. Ti metti maglione e camicia neri abbinati, sì, e vai, sì, sul sicuro. Sta cosa te la sei fatta vedere? Del rumore? È freddo. Freddo? Stanno un po' meglio mo, però. Sento un po' meno rumore. Sì. Adesso io... Guarda che questa può diventare una broncopolmonite però, Vincent. Te lascio la busta, vuoi, così bella? Sì, 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 io prendo. Ci metti dentro. Io prendo.
capito? Ah! Dici bambina! Io dici bambina! Vanno occupato? No, cucina! No, allora sono ragazze! No, cucina! No, no! Io no, piace! Allora, mo torno a trovarvi allora, dai! A bambina no, cucina! No, ma sono ragazze, bambina, tranquillo! Cucina! Io no, piace! Io chiamo Savini! Chiama Salvini. Salvini arrivo, tu cucina. Ah, sei la donna che cucina. Lui chiama Salvini. Importante, sì, importante. Lui, Vincent sta a fare la battuta, l'hanno capita. Capito? Bambino, sai, bambina non cucina, non è buono. Non è buono. Io non prendi. Io non frega zanzare. Vincent, però se io la prossima volta che vengo c'è ancora sto rumore, chiamo il dottore, eh. Chiamiamo ambulanza, eh. No, fate vedere, dai, a parte gli scherzi. C'è sto rumore a brutto. A mio testa? A mio testa? Tu sei abituato. Solo lavoro. Polmoni, vince. Lo so. Capito? No. Solo lavoro mio testa. A domani, oggi io lavoro mio grande... Lo so che tu vuoi solo lavorare, non vuoi stare magari fermo qualche giorno. E là c'è tutto strada. Perché? Io non arrivo. Strada non pulisce. Sei troppo bello, già sto maglione avertelo dato è stata proprio veramente una mossa azzeccata perché stai veramente bene. La camicia però va sotto, Vincent. Io lo so. Ok. Tanto per hai visto io. Ma chi era che strillava? Non eri tu che strillava? No, non è un accendino. Oggi hai bevuto, Vincent. Accendi gli va. Sì, perché allora secondo me Vincent non sta bene, ha perso peso, c'ha sto problema, sto rumore che mi hanno scritto qualcuno, adesso mo sono tutti medici, però qualcuno mi ha scritto guarda, potrebbe essere un principio di problema ai polmoni e potrebbe diventare broncopolmonite. Io mo gli ho detto la prossima volta che passo ti chiamo ambulanza, poi vedete che vuoi fa. Vincent non è stupido, però beve tanto e spesso non gli va di averci a che fare con l'ospedale, non gli va di averci a che fare col saltare il lavoro, perché come ha detto lui pulisce la strada. La maggioranza dei commenti, io prendo quelli più estremi, da una parte e dall'altra, ci sono commenti estremamente negativi, nel senso che non portare queste persone, hai sbagliato persone a portare, hai sbagliato compagnia, sembrate una squadraccia e via dicendo, è un'impressione personale, soggettiva, che può starci, perché poi alla fine quando uno magari reagisce in un certo modo può suscitare questo. E dall'altra c'è anche invece chi ha inneggiato, anche in maniera estrema, ha inneggiato comunque a un comportamento tra virgolette disonesto o altro. Io ho un mio metodo di lavoro, bella. Ed è quello legato alla legalità, nel senso che tutto quello che deve essere fatto deve essere finalizzato alla legalità. Pertanto non si può menare persone, non si possono costringere a fare cose, non si fanno altro. Qualcuno ha scritto, vi dovevate beccare la denuncia per violenza privata? No, non c'era l'estremo di nessuna cosa. Semplicemente quando è stato preso quel ragazzo, attenzione che abbiamo difeso tutti con la disabilità mentale, ma vi ricordo che quel ragazzo viene arrestato mediamente ogni 2-3 giorni per borseggio, furto e aggressione. Pertanto è vero che dobbiamo difenderlo, è vero che è come un bambinone, e infatti così l'abbiamo trattato in questo punto esatto. Io gli ho detto guarda, ti faccio un discorso semplice e chiaro, però poi dopo non te fa ribecca perché ci arrabbiamo. Non era una minaccia, e quando hai a che fare con persone adulte che ragionano come bambini, gli devi fare prima il discorso calmo e poi successivamente però gli devi far capire anche la gravità del suo gesto, dicendogli non una minaccia, però dandogli un monito su sta cosa qua, perché lui continua e viene qua e se la prende con la signora. Allora, della signora nessuno si è indignato, dalla signora nessuno mi ha scritto l'aiuto io, ciao, non ho visto nessun aiuto per la signora. Tutti quanti che si sono preoccupati, ma quel poverino l'avete tirato, ma la signora non l'ha aiutata nessuno. Ed è quello il problema principale, che la signora sta ancora qua, nessuno gli ha portato niente, nessuno si è prodigato per fare niente per aiutarla e la situazione è rimasta sempre la stessa. È tornato più quel disgraziato a rompergli le scatole? No, quello era
tornato più probabilmente perché l'hanno tolto di torno. Ah, l'hanno tolto di turno. Che cosa? Però è successo di tutto, sempre continua a succedere. Che le è successo? Perché 2 giorni fa nemmeno alle 5 del mattino è sparito il chariot con tutte le cose dentro. Le hanno rubato altra roba. Ma è venuto qualcuno che, per aiutarla o altro? Qualcuno si è informato, ha detto gli faremo sapere qualcosa. Perché... Ah, qualcuno è venuto, si è informato e le ha detto le faremo sapere qualcosa, ma sì, chi erano? Ma quelli della comunità di Sant'Egidio. Di Sant'Egidio, di altre comunità. Adesso i nomi esatti non li conosco, però a tutt'ora stiamo ancora aspettando. Sta ancora aspettando. Io ho chiesto veramente, magari nel più breve possibile, un mini camper. Camper, ma proprio mini, che si può parcheggiare come una macchina. Lo mette da una parte e sta tranquilla. Lo mette e porti via tutte le cose dentro, i cartoni saltano e io mi posso attivare. Ok. Perché no, se non mi posso attivare io, continuerò a rimanere in queste condizioni e a uscire da qui con i piedi in avanti. E sì, quindi mi dica che lavoro faceva lei prima? Io ero un architetto. Faceva l'architetto? Lavoravo per la Renardea S.p.A. Ah. Però vi assicuro che ora sono al limite di ogni sopportazione. Umanamente parlando. Messa male. Perché allora, rinnoviamo proprio l'appello per questo. Io sono una comune mortale come tutti gli altri, non è che sono una super donna, come si dice, una Wonder Woman. Però ecco, io mi aspetto davvero di uscire nel più breve tempo possibile, perché al di là del problema del femore che mi hanno scaraventato in terra, e sto recuperando il trauma subito, ma mi perché sento lei ha avuto veramente anche un'aggressione. Sì, ma più di una, se per questo. Un'altra volta nel passato, proprio in diretta, uno sbandato anche quello che andrebbe recuperato. C'è tanti ragazzi, tanta gente che andrebbe recuperata, instradata. Dovremmo organizzare dei corsi, guardi, davvero, per imparare a vivere, perché sono veramente allo sbando. Ma si vedono qua gli assistenti sociali ogni tanto? No, qui a io non ne ho viste, ne ho visto qualcuna che è passata così da me per questa storia, ma non ne ho visto altro. Non sanno come si devono comportare, guardi. E soprattutto è lucidissima signora, cioè ha sintetizzato tutto. Serve un corso di comportamento al vivere, perché non sanno come ci si deve comportare, al di là dei problemi psichiatrici. Adesso togliamo quello. E chiaramente tutto questo deriva già da quel problema neurologico che hanno avuto magari già nel proprio paese. Però chiaramente in questo momento loro sono come quelle signorine di buona famiglia che all'epoca che fu andavano in Svizzera a imparare a comportarsi. I famosi collegi svizzeri. In società. I famosi collegi svizzeri. Noi li dobbiamo addestrare veramente al comportamento. Io con qualcuno con chi ci posso parlare, gli ho fatto un bel ragionamento, gli ho detto: devi addirittura essere fiero della tua Africa e tornare nella tua Africa per farla emancipare, per far emancipare altri ragazzi come te che sono abbandonati a se stessi. Che ci fai qua? Che ti metti lì col cartoccio del latte rosso, e latte rosso inteso che è vino, no? Che io ci scherzo su. L'alcolismo è una brutta piaga, questi ragazzi. E questi si mettono lì e bevono dalle 8 della sera fino alle 5 del mattino e poi dormono. Ma che è una piaga sia per l'Italia che per se stessi e anche per l'Africa. Una cosa molto bella che mi raccontavi è che non ti hanno mai tolto la fede. No, ringraziando il cielo no. Ma non ho dovuto. Secondo te è fortuna o un atto di rispetto? Non lo so, forse non ci hanno molto dato. Non credo un atto di rispetto, credo sia molto più o forse ignoranza. Che non usciva. O non usciva, ci avevo pensato pure io che non usciva, infatti. Beh, no. E comunque io una volta ho avuto un rapporto diretto che qualcuno mi ha detto: com'è questa, quanto costa? Costa niente, costa pochissimo, perché
quando tu compri l'oro, gli ho spiegato, e anche se ora appena uscito dalla gioielleria, nel momento in cui è passato nelle tue mani diventa oro vecchio, se vai al Monte di Pietà. Certo. Quindi questo nemmeno 10 euro, se vai a Porta Portese se ne compri uno con un euro. Quindi io desidero avere un mio appartamento e vivere tranquilla la mia vita finché non dovrò andare al cospetto del Padre Eterno. Ma così mi sto annullando, ho bisogno veramente di movimenti, i muscoli, mi rendo conto, il sistema circolatorio, mi ridurrò con la stasi venosa, non lo so a che cosa mi è. E poi sono intollerante, ormai devo badare a qualunque cosa metto in pancia perché mi devo preparare il cibo da sola. Lo sai che ho comprato un tè di sera per avere l'acqua calda, non è che ci ho messo il tè, ho bevuto il bicchiere con l'acqua calda normale. Perché avevo proprio, quando c'era quel freddo enorme, quella necessità di avere un qualcosa di caldo. Ma come si fa? Sinceramente, con tutta la buona volontà, io desidero tornare a... non voglio fare una mattata di buttare tutto e andarmene così. E già non mi è rimasto più nulla. Però, che dobbiamo ancora fare? Sono Ma infatti oggi. Si crea una guerra tra poveri, cioè quello che poi è successo l'altra volta è sempre la guerra tra poveri, il fatto che anche un comune cittadino di periferia viene qua, si vede lanciare la bottiglia, vede aggredita una signora, perché la reazione di Marcello è stata: ma quella è una signora per bene, potrebbe essere mia madre, mia nonna, perché questo passa e l'aggredisce, capito qual è il problema? Poi, indipendentemente dal fatto che sia malato in mente o no, tra l'altro gli sta dicendo la signora che l'hanno portato via, il che ha funzionato, cioè il fatto che noi lo abbiamo messo nel video, abbiamo evidenziato questa fragilità, abbiamo evidenziato che comunque è molesto nonostante i problemi che ha, che poi questi problemi vengono amplificati dal fatto che beve, usa sostanze eccetera eccetera, alla fine forse qualcuno ci ha messo una toppa. Questo è l'altro ragazzo di cui parlavamo l'altra volta, lui sta sempre qua, c'ha sempre lo stesso problema, vive praticamente sdraiato e poi ciao, vive praticamente sdraiato e il problema sussiste. Comunque oggi qui alla stazione Termini ci sono venuto da solo, con l'aggravante ovviamente dell'operatrice donna che ho dovuto difendere, questo perché volevo dimostrarvi che si può girare da soli, si può parlare con le persone, i rischi ci sono sempre. Poi togliete il fatto che sono io, che ormai ci so parlare, che ormai qualcuno mi conosce, che ormai riesco a essere calmo. Guardate, non è così facile come vedete nel video e mi dispiace molto che ci sono delle persone che fanno dei commenti negativi da una parte e dall'altra, cioè negativi contro chi sta per strada, ma anche negativi contro chi giustamente prova a venire qua per la prima volta, anche se poi le reazioni possono essere più disparate. Considerate che ci sono tanti tanti commenti razzisti, ci sono anche tanti tanti commenti invece buonisti e nessuno dei due va bene, serve l'equilibrio, serve una cosa che si chiama legalità. La legalità è quando tu mostri, denunci, fai vedere e anche in alcuni casi vai un pochettino oltre la legalità, magari mostrando il volto di qualcuno che è molesto, e oggi casualmente quel qualcuno hanno preso provvedimenti, qualcuno si era avveduto e ha detto no, non lo possiamo lasciare in giro per la stazione perché l'hanno fatto vedere. Fate sempre una riflessione, siete mai stati a Roma? Vanno mai aggredito? Alla stazione Termini avete mai avuto problemi? Molti scrivono: ah, io sono stato alla stazione Termini due volte e non mi ha detto niente nessuno. Ma guardate che qua dei 5 milioni, 6 milioni di persone l'anno che passano, 99,9% non viene né aggredito né scippato. Il problema però è che spesso qualcuno cede al ricatto dello spiccio, spesso qualcuno cede al ricatto del dammi una cosa, cioè esiste una situazione per la quale si viene aggrediti se ci si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma non deve esistere una cosa nella stazione più grande d'Italia. Detto questo, vi saluto, fatemi sapere che cosa volete vedere prossimamente ai Termini, io sicuramente vi farò vedere la parte del freddo appena arriverà, perché sarà uno dei problemi principali che ci sarà qua a Termini. Ciao!